Ciclisti e cicloturisti, benvenuti oppure ben ritrovati sul mio canale. Siamo qua all'Italian Bike Festival a Misano, al circuito di Misano si va forte. Certo. E qua abbiamo delle bici che vanno forte, sono bici elettriche. Sì. E le bici elettriche siamo abituati a pensare che vanno al massimo 25 all'ora. Ma esistono anche biciclette legali, poi spiegherò anche perché. Certo. Adesso Marco di Stromer ci racconterà. Stromer, azienda svizzera, propone biciclette top di gamma, ve ne avevo già parlato a Lakema, lascio il video qua sotto in descrizione. Raccontaci un po' che cos'è Stromer e che prodotti propone. Stromer sono speed pedal. Cos'è una speed pedal? Sono bici omologate a fino a 45 all'ora, legali, hanno bisogno chiaramente di targa, hanno bisogno chiaramente di assicurazione e permette la mobilità urbana, veloce, sicura e di alta gamma, insomma. Di alta gamma sicuramente. Abbiamo per esempio un prodotto qua alle tue spalle che insomma, davvero questo niente è male. L'ultima novità dell'anno, sarà in vendita già dall'anno prossimo. Si chiama ST7, caratteristica particolare è la batteria, adesso siamo arrivati a 1400, quindi garantiamo un'autonomia di assurda, oltre 200 km. 200 km. Altra grossa novità su questa bici, l'ABS della Blue Brake, unica azienda adesso che riesce a produrre un ABS che funziona realmente per la bicicletta. E poi magari a Lakema vediamo bene come funziona anche quello. Motore sempre da 850 watt, super potente, 48 newton metri, distribuzione a cinghia, cambio pinion a bagno d'olio, penso che lo conosci il cambio pinion, abbastanza. Quindi, avanzato, manutenzione, bici estremamente di alto livello. Vedo anche qua ammortizzazione. Questo volendo sulla... colazione si può avere sella ammortizzata. Incredibile. Forcelle ammortizzate. Raga, capite che insomma è una bici, dire top di gamma insomma è abbastanza riduttivo. Qua abbiamo il top del top del top e abbiamo la targa. Perché abbiamo la targa? Perché in Italia c'è la legge che prevede prevede per le biciclette che superano i 25 km all'ora. C'è l'obbligo che devono essere immatricolate e chiaramente assicurate. Sono equiparabili ai ciclomotori? Sono equiparati al ciclomotore elettrico. Il vantaggio per chi acquista una bici di questo qual è? Di tutta la gamma chiaramente, che ha diritto a uno sconto in fase di acquisto del 30%, quindi il prezzo della bicicletta scende notevolmente perché è interessato a un prodotto che va a sostituire motorino o macchina. Sì, anche perché Marco adesso ci dirà il prezzo, magari spaventerà un po' di persone perché è abbastanza alto. Allora, qui stiamo parlando del top del top. Se vogliamo parlare del top, ti dico che il top siamo intorno ai 13.000 euro, ma con, come abbiamo detto, con tutte quelle dotazioni di serie. Se poi parliamo del prodotto di partenza, che ce l'abbiamo lì, la ST1, partiamo da un 5.300 per l'anno prossimo, che ha le stesse caratteristiche di motore, le stesse caratteristiche. Non, chiaramente non ha la batteria da 1400, ma possiamo arrivare fino a 1000 di batteria, quindi anche un'autonomia circa 120-130 km al massimo di aiuto, col minimo d'aiuto ti garantiamo 150-160 km. Ma prodotti veramente interessanti, chissà che magari non li vedrete in test qua sul canale, anche perché vedete ci sono varie conformazioni, borse particolari, anche proprietarie studiate da Stromer. Beh, insomma, grazie Marco, prodottini niente male. Ci si vede a Lakema. Ci si vede a Lakema, ragazzi. Perfetto. Ciao.